Buongiorno, cosa ci facciamo a casa stamattina? Dovevi farti bella? Non eri abbastanza bella per andare a scuola? Ma perché sei a casa e non sei a scuola? Cos'è successo? Ma si vede che ti fanno male le gambe, non riesci nemmeno a stare in piedi. Ma si sta a casa! Stamattina però piangevi. Quindi o eri molto stanca, perché quando ti avevo quasi convinta ad andare a scuola sei scesa dalla macchina e ti sei messa a piangere, ma molto. Ascoltami un attimo, oggi sarebbe dovuto arrivare un regalino per te, ma io lo do a Vanessa perché sei rimasta a casa e i bimbi che non vanno a scuola non possono essere premiati. Lo vedrai quando arriverà Vanessa e quando arriverà il regalino che non è ancora arrivato. Te l'ho appena detto, non te lo dico. Non te lo dico e ci rimarrai molto male perché era una cosa che desideravi tu, non Vanessa. Cosa? Non te lo dico. Quando arriverà lo scoprirai e boh, e finirà lì. Prometti che non rimani più a casa? Guarda che me l'hai già promesso 150.000 volte quest'anno, eh? Anastasia, sta per finire l'anno, siamo a maggio e si va a scuola, ok? Se uno ha la febbre sta a casa, ma se uno ha un po' di male alle gambe, no. Tu eri stanca perché ieri sera sei andata a dormire molto tardi. Stasera alle 9 ti voglio vedere nel letto, d'accordo? Lo facciamo vedere anche ai nostri amici che stasera nel Sì, letto. ma io No, il regalo lo potrai solo guardare. E basta, adesso io vado a lavorare e ci vediamo dopo. Andiamo a mangiare il Burger King, anzi il McDonald's, forse. È inutile che ti offendi. I regali si meritano, ok? Non si prendono i regali se non se lo si è meritato. La prossima volta ci pensi. Tu non sapevi niente di questo regalo. Anastasia, mi spiace. Prometti solennemente che non resterai più a casa se non che avrai la febbre? Ah, mi è venuto in mente il castigo. Vuoi il regalo oggi? Rispondi, girati. Ma c'è un castigo molto peggiore. Vuoi il regalo? Fammi, non ho capito. Vuoi il regalo? Ok, oggi tu avrai il regalo, ma non andrai in gita settimana prossima. Perché sei rimasta oggi a casa. E quindi salterai la gita. Io l'avevo detto, mi ero dimenticato di questo piccolo particolare, che chi sarebbe rimasto a casa senza una valida motivazione saltava la gita. E tu l'hai appena fatto. Che ore sono? Sono le 10. Vuoi andare a scuola? Se vuoi ti porto a scuola. Allora, Anastasia, è inutile che piangi e sei triste. Nella vita le cose bisogna Ma meritarsele. io non voglio un gioco. Il? Non è un gioco. Cos'è? È un'altra cosa che oggi vedrai. Non te lo dico. Vabbè, vediamo, dai. Va bene? Eh? Va bene? È una cosa che oltretutto io avevo preso a te, però non si può stare a casa per niente, per un male alle gambe. Lo so che tu lo vuoi, amore mio. Io infatti te l'avevo preso proprio perché tu ci tenevi tanto a questo regalo, ok? Però quando arriva, aspettiamo che arriva anche Vanessa, va bene? Ma cosa arriva? È oggi, tra poco arriverà. No, Ah, ma io pensavo che era già in casa. non c'è ancora, d'accordo? Adesso mi fai lavorare e tu vai a giocare un pochino? Facciamo pace? Dai. Ma l'abbiamo ancora Ma tardi. poi abbiamo litigato ancora. Adesso abbiamo litigato. Pace, pace, carote, patate e mutande. Ah, pace, carote, mutande e Patate. patate. Ah, va bene. Sporche. Parò, pulite. Sei a posto? King, sei più tranquilla? Però tu sei piccolina ancora, sei stanca, ogni tanto hai bisogno di riposarti, non ti sei nemmeno appena fatto una vacanza di una settimana in crociera, non sei abbastanza riposata, hai bisogno di 2 settimane anziché una. Hai ragione, anch'io. Pensa io alla mia età, quante settimane di crociera avrei bisogno di fare per Io riprendermi? 100. Anch'io. Iniziamo 100.000. bene, iniziamo bene. Ma la crociera è bellissima. Lo so. Prendo tutte le paperelle. Ne abbiamo preso tutte le paperelle. Manca però la sirena. Io ho un Vabbè. altro amico che l'aveva preso e l'ho fuori caduta.
Perché ho scotuto. Che ha scosso, non scotuto. Non scotuto. Va bene, mammina lavora. Però se non ce la prendi, però bello. Forse era quella che ci mancava. Poi quella in fondo, i cani, le altre cose. Va bene. Ce n'erano tante di paperelle particolari. Sarà la prossima, se ci sono ancora. Magari non c'è nell'altra nave. Il giochino delle paperelle, magari sì. Dai, mi fai lavorare tesoro? Che sennò non concludo niente oggi, eh? Dai, ci vediamo dopo. Allora, andiamo a mangiare con Daniel. Inutile che continui a chiedermi che cosa sarà questo regalo. Quando arriva, dovrai ancora attendere perché lo farò aprire a Vanessa e non a te. No. A Vanessa. Adesso andiamo che Daniel sta uscendo da scuola, andiamo a prendere il Mac e lo portiamo a casa. Vediamo come ti comporti. Dai, scusami. No, scusami niente, Ani, lo sai che sono arrabbiata, lo sai che certe cose non le tollero, basta. E tu mi fai sempre arrabbiare, basta. Buon appetito, amore. McDonald's? Cos'è, un giochino? Allora, cosa abbiamo pattuito? Che quando arriva il gioco, cosa facciamo? Apriamo insieme, io e Vanessa. Ecco, brava. Quindi se arriva, prima di Vanessa, devi aspettare. Sì. Vediamo. Cos'è? Le carte. Belle. Poi le guardiamo, eh? Adesso mangio, amore. Guarda. Che è già tardi. Ah, è da costruire. Che bello. È tardissimo, sono le 2:30. No, amore, grazie. Quella nera mi dai? Furbacchiona. Ascolta, io vado a farmi la doccia. Mi raccomando, se citofono al postino, apri insieme a Daniel, prendi il pacco, ma non lo apri, d'accordo? Perché se lo apri... Con Vanessa. Bravissima, dai, allora vado. Perché se no, senza Vanessa, io l'ho vista prima e la sorpresa lei dopo, allora l'apriamo insieme. Anche perché Vanessa sa perché che... Così la vediamo allo stesso momento. Esatto, perché lo sa anche lei, stamattina gliel'ho detto, quindi non sarebbe giusto, d'accordo? Ho finito di farmi la doccia, hai qualcosa da dirmi? Sì, ancora non è arrivato. Vabbè, arriverà. Arriverà insieme a Vanessa, proprio perché lo deve aprire anche lei. Forse. Insieme a te. Sì, sì. Magari quando vuoi, tu mamma vai a prendere Vanessa, magari io e Daniel siamo a casa. Certo. E allora magari arriva. Potrebbe arrivare in quel momento, esatto. Guarda. Mi raccomando, non mi deludere, eh. Se lo apri mi arrabbio tantissimo con te. Vado a asciugare i capelli che tra poco devo andare a prendere la Vane. Sì, guardate, sono un orso. È un orsetto. È un postino? È arrivato? È arrivato il pacchettino. Non farlo cadere. Perché? Stai provando il peso per cercare di capire? Cosa ti può sembrare dal peso? E adesso lo lasciamo lì. Aspetta. Andiamo a prendere Vanessa. Non si sente niente, amore. Basta, amore, basta. È inutile che lo scuoti. Non c'è niente dentro che fa rumore. Non c'è scritto. Non c'è scritto niente. C'è solo scritto il mio nome. Dai che andiamo a prendere Vanessa. E poi lo apriamo, forse. Vanessa deve andare anche a catechismo. Sì, lo possiamo aprire, dai. No. Quando torniamo. Yeah. Amore mio, allora tu sai che cos'è il regalo, quindi adesso taci, andiamo a casa, fai merenda super veloce insieme a questa monellina qui che è tutta curiosa, sorridente, che pensa che chissà che cosa ci sia lì dentro. Allora l'apro solo io. Va bene, dai, andiamo a far merenda. Vane, com'è andata? Bene? Hai sempre famissima, amore. Andiamo. Siamo tornate a casa. Vanessa sa già quello che c'è all'interno perché io a lei stamattina glielo avevo detto, quindi ti ha dato il consenso per aprirlo. Vanessina, lo apre lei? Tu fai merenda veloce che dobbiamo andare a catechismo. Ti aiuto, Ani. No, si apre da qua. Ah, ok, dai, vai. Cosa pensi che sia? Dacci un parere nel frattempo, prima di guardare. Non lo so. Non lo sai, non hai proprio idea di niente. Oh! Bello! Sei contenta? Sì. Il dischetto dell'ultimo film dei miei contro te, che me lo hai chiesto tantissime volte. Sei contenta, amore? Leggi.
Il mistero della missione giungla. Ah, c'è un portachiavi dentro, dai! Non si sente, non lo scuotere più, perché sennò lo rompiamo questo dischetto. Quindi sei felice? Come si dice? Grazie. Prego. Voglio aprirlo. Prometti che non starai più a casa da scuola davanti a tutti se non hai la febbre? Sì. Promesso? Sì. Guardami e di mamma te lo prometto. Mamma te lo prometto. Guarda che lo stai dicendo davanti a tutti i tuoi iscritti, eh? Capito? Adesso sei troppo presa. Va bene. Andiamo, amore. Amore mio, ciao, amore mio. Signorina assetata. Allora, siamo andati a fare un po' di spesa per la cena di stasera. Ovviamente tua sorella è tornata. Sei contenta, amore? Non vedi l'ora di vederlo? Già visto. Ma no, di guardare il film, non la copertina. Sì. Domani lo guardiamo. No, oggi stasera. C'è Daniel, deve guardare la partita. In camera su. Amore, non abbiamo il DVD in camera, ci vuole la PlayStation. Lo può guardare in camera sua. Magari lo possiamo guardare stasera prima di andare a dormire giù in sala. Se no domani pomeriggio con calma lo guardiamo. Dai, non guardiamolo di fretta. Vediamo stasera. Appunto, vediamo stasera. Magari Daniel cambia idea. No, non cambia idea, Daniel. Lo guarda magari in camera. C'è la Juve. In camera non lo può guardare. La Juve? Non lo so. Ma io la guardo con lui però, eh. Questo. E tu te la guardi da sola. Con Vanessa. Ok, va bene, ci sto. Vanessa, se si può, sì, volentieri, ok? E tu ti guardi in me contro te. Sì. Adesso, tua sorella, stavo dicendo, è tornata a casa, ha visto il sacchetto del Burger King e indovina un po' cosa vuole da mangiare stasera? Il Burger King. Esatto, quindi come adesso andiamo a prenderglielo, così poi lo andiamo a prendere a catechismo. Ciao, bella. Ciao, bella. Vediamo. Non riesco tanto, Sembri una scimmia. Sembri una scimmietta. Sì. Andiamo, dai che esce Vanessa da catechismo. Stiamo prendendo il Burger King alla Vane. Poi andiamo a casa, sì, hai ragione. Andiamo fuori. Allora, cosa state per fare? Eccolo finalmente! Allora, bimbe, buona visione. Siete contente? Tu sei contentissima. E ci vediamo dopo, così salutiamo i nostri cucciolini. E li dite come il film, però non lo dovete raccontare, ok? Bimbe, come va? È finito il film? Vi è piaciuto? Sì? Ti è piaciuto, amore? Sì? È stato super bello? Sì. Va bene, tu non hai ancora cenato, quindi adesso vuoi mangiare? Salutiamo i nostri cucciolini perché tra poco andiamo a fare la nanna, dai. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!